Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Dailette, Jaden Richter Italia SRL. Ultimo aggiornamento. 7 aprile 2022. Cos'ha Dailette? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Dailette durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'ha Dailette? Dailette ha un farmaco a base del principio attivo drospirenone più etinilestradiolo, appartenente alla categoria degli contraccettivi ormonali sistemici e nello specifico associazioni fisse estroprogestiniche. È commercializzato in Italia dall'azienda Jaden Richter Italia SRL. Dailette può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Dailette 3 mg/002 mg 1x24+4 compresse rivestite con film. Dailette 3 mg/002 mg 1x24+4 compresse rivestite con film, importato dal Portogallo. Dailette 3 mg/002 mg 1x24+4 compresse rivestite con film, importato dal Portogallo. Dailette 3 mg/002 mg 3x24+4 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Jaden Richter PLC. Concessionario: Jaden Richter Italia SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe: C. Principio attivo: drospirenone più etinilestradiolo. Gruppo terapeutico: contraccettivi ormonali sistemici. Forma farmaceutica: compresse rivestite. Indicazioni: contraccezione orale. La decisione di prescrivere Dailette deve prendere in considerazione i fattori di rischio attuali della singola donna, in particolare quelli relativi alle tromboembolie venose, TEV, e il confronto tra il rischio di TEV associato a Dailette e quello associato ad altri contraccettivi ormonali combinati, COC vedere paragrafi 4, 3 e 4, 4. Posologia. Modo di somministrazione. Per uso orale. Posologia. Come prendere Dailette. Le compresse devono essere assunte tutti i giorni alla stessa ora circa, se necessario con una piccola quantità di liquido, nell'ordine indicato sul blister della confezione. L'assunzione delle compresse deve essere continua. Una compressa deve essere presa quotidianamente per 28 giorni consecutivi. Ogni successiva confezione verrà iniziata il giorno dopo l'assunzione dell'ultima compressa della confezione precedente. Il sanguinamento da sospensione inizia di solito durante il secondo o terzo giorno che si ha iniziato a prendere le compresse verdi di placebo, ultima fila, ed è possibile che non sia cessato prima che venga iniziata la successiva confezione. Come iniziare l'assunzione di Dailette? Nessun uso precedente di un contraccettivo ormonale durante l'ultimo mese. L'assunzione delle compresse deve iniziare il primo giorno del ciclo naturale della donna, cioè il primo giorno della sua mestruazione. Passaggio da un contraccettivo ormonale di associazione, contraccettivo orale di associazione, COC, anello vaginale o cerotto transdermico. La paziente deve iniziare ad assumere Dailette preferibilmente il giorno dopo aver preso l'ultima compressa attiva, l'ultima compressa contenente i principi attivi, del suo contraccettivo orale di associazione precedente, ma al più tardi il giorno seguente il solito intervallo libero da compresse o l'intervallo delle compresse di placebo relativo al suo precedente contraccettivo orale combinato. Qualora sia stato utilizzato un anello vaginale o un cerotto transdermico, la paziente deve cominciare ad usare Dailette preferibilmente il giorno della rimozione, ma al più tardi quando sarebbe dovuta avvenire la successiva applicazione. Passaggio da un metodo contraccettivo basato unicamente sul progesterone, pillola, iniezione, impianto contenente solo progesterone, o da un dispositivo intrauterino rilasciante progesterone, IUS. La paziente può effettuare il cambiamento dalla pillola contenente solo progesterone in qualsiasi momento, da un impianto o da uno IUS nel giorno stesso della rimozione, da un contraccettivo iniettabile nel giorno in cui sarebbe stata eseguita la successiva iniezione, ma in tutti questi casi deve essere avvisata di utilizzare un metodo di barriera aggiuntivo per i primi 7 giorni di assunzione delle compresse. Dopo un aborto avvenuto nei primi 3 mesi di gravidanza, la paziente può iniziare la terapia immediatamente. Nel farlo, non è necessario che adotti misure anticoncezionali aggiuntive. Dopo aver partorito o ad aver subito un aborto nel secondo trimestre di gravidanza.
Le pazienti devono essere consigliate di iniziare in un periodo compreso fra 21 e 28 giorni dopo il parto o l'aborto avvenuto nel secondo trimestre. Qualora inizi più tardi, la paziente deve essere avvisata di usare un metodo di barriera aggiuntivo per i primi 7 giorni. Comunque, se avesse già avuto rapporti, deve essere esclusa una gravidanza prima dell'effettivo inizio dell'uso del contraccettivo orale di associazione, oppure la paziente deve attendere il suo primo ciclo mestruale. Per donne che allattano al seno, vedere paragrafo 4, 6. Cosa fare se l'assunzione delle compresse viene dimenticata? È possibile ignorare le compresse di placebo, compresse verdi, dall'ultima fila, la quarta, del blister. Comunque, le stesse devono essere eliminate per evitare di prolungare inconsapevolmente la fase delle compresse placebo. La seguente raccomandazione si riferisce unicamente alla dimenticanza delle compresse attive. Se il ritardo nell'assunzione della compressa è inferiore alle 24 ore, la protezione anticoncezionale non viene ridotta. La paziente deve prendere la compressa non appena se ne ricorda e deve prendere le compresse successive alla solita ora. Se il ritardo nell'assunzione della compressa è superiore alle 24 ore, la protezione anticoncezionale potrà risultare ridotta. Il comportamento da adottare nel caso della dimenticanza delle compresse può seguire le seguenti due regole fondamentali. L'intervallo raccomandato per le compresse non contenenti ormoni è di 4 giorni, l'assunzione delle compresse non deve essere mai interrotta per più di 7 giorni. Un'assunzione ininterrotta delle compresse pari a 7 giorni è richiesta per ottenere una soppressione adeguata dell'asse ipotalamico ipofisario ovarico. In accordo con quanto sopra, nella pratica giornaliera si può consigliare quanto segue. Giorno 1 a 7. La paziente prenderà l'ultima compressa dimenticata non appena se lo ricorda, anche se ciò comporterà l'assunzione contemporanea di due compresse. Continuerà poi a prendere le compresse alla solita ora. In aggiunta, deve usare un metodo di barriera come il profilattico per i seguenti 7 giorni. Se c'è stato un rapporto nei precedenti 7 giorni, deve essere presa in considerazione la possibilità di una gravidanza. Più numerose sono le compresse dimenticate e più sono vicine alla fase delle compresse placebo, tanto maggiore è il rischio di gravidanza. Giorno 8 a 14. La paziente deve prendere l'ultima compressa dimenticata non appena se lo ricorda, anche se ciò comporterà l'assunzione contemporanea di due compresse. Continuerà poi a prendere le compresse alla solita ora. A condizione che la paziente abbia assunto le sue compresse correttamente nei 7 giorni precedenti alla prima compressa dimenticata, non vi è alcuna necessità di utilizzare precauzioni anticoncezionali aggiuntive. Comunque, se si fosse dimenticata di più di una compressa, sarà necessario consigliarla di adottare delle precauzioni aggiuntive per 7 giorni. Giorno 15 a 24. Il rischio di riduzione dell'affidabilità è considerevole a causa dell'imminente fase delle compresse placebo. Comunque, modificando il programma di assunzione delle compresse, si può ancora prevenire la riduzione della protezione anticoncezionale. Aderendo ad una delle due opzioni seguenti, non vi è alcun bisogno di ricorrere a precauzioni contraccettive aggiuntive, a condizione che nei 7 giorni precedenti la prima dimenticanza la paziente abbia preso correttamente tutte le compresse. Se così non fosse, la paziente deve seguire la prima di queste due opzioni e quindi adottare ulteriori precauzioni anche per i successivi 7 giorni. La paziente deve prendere l'ultima compressa dimenticata non appena se lo ricorda, anche se ciò comporterà l'assunzione contemporanea di due compresse. Continuerà poi a prendere le compresse alla solita ora finché copyright le compresse attive non saranno finite. Le quattro compresse verdi di placebo dalla quarta fila della confezione devono essere eliminate. La successiva confezione blister deve essere iniziata immediatamente. È improbabile che la paziente abbia una mestruazione da sospensione prima del completamento della sezione delle compresse attive appartenente alla seconda confezione, ma può accusare la comparsa di qualche macchia di sangue, spotting, o di sanguinamento da perdita di controllo nei giorni di assunzione delle compresse. Si può anche consigliare alla paziente di interrompere l'assunzione delle compresse attive appartenenti all'attuale confezione blister. Deve prendere allora le compresse verdi di placebo dall'ultima fila della confezione per un periodo massimo di 4 giorni, compresi i giorni in cui si è dimenticata delle compresse, e poi deve continuare con la successiva confezione blister. Se la paziente ha dimenticato di prendere le compresse e successivamente non accusa sanguinamento da sospensione durante la fase delle compresse placebo, deve essere presa in considerazione la possibilità di una gravidanza. Avvertenze in caso di disturbi gastrointestinali. In caso di disturbi gastrointestinali gravi, esempio vomito o diarrea, l'assorbimento può non essere completo e devono essere adottate misure anticoncezionali aggiuntive.
Se il vomito si manifesta entro 3-4 ore dopo l'assunzione di una compressa attiva, una nuova compressa, sostituzione, deve essere presa il prima possibile. La nuova compressa deve essere ingerita, se possibile, entro 24 ore dal consueto momento dell'assunzione del farmaco. Se sono trascorse più di 24 ore, risulta applicabile l'avvertenza riguardante le compresse dimenticate, cosa come comunicata nella sezione 4.2 a Euros gestione della dimenticanza delle compresse a Euros. Se la donna non desidera cambiare il suo normale programma di assunzione delle compresse, deve prendere la barra le compressa barra extra da un'altra confezione blister. Come rimandare un sanguinamento da sospensione? Per ritardare una mestruazione la donna deve continuare con un'altra confezione blister di Dailette, evitando di prendere le compresse placebo appartenenti alla sua attuale confezione. La durata del ritardo può venire protratta a piacere fino all'utilizzazione completa delle compresse attive appartenenti alla seconda confezione. Nel corso della durata del ritardo la donna può accusare sanguinamento da perdita di controllo o la comparsa di macchie di sangue, spotting. La regolare assunzione di Dailette verrà poi ripresa dopo la fase delle compresse placebo. Per spostare le mestruazioni ad un altro giorno della settimana diverso da quello a cui la donna è abituata secondo il suo attuale programma, le si può consigliare di accorciare la sua prossima fase di compresse placebo di quanti giorni desidera. Più breve sarà l'intervallo, più alta la probabilità che essa non abbia un sanguinamento da sospensione, ma che invece accusi sanguinamento da perdita di controllo e la comparsa di macchie di sangue, spotting, durante la confezione successiva, proprio come quando si ritarda una mestruazione. Controindicazioni: i contraccettivi ormonali combinati, COC, non devono essere usati nelle seguenti condizioni. Qualora una di queste condizioni si manifesti per la prima volta durante l'utilizzo del contraccettivo ormonale combinato, il prodotto deve essere immediatamente sospeso. Ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Ipersensibilità all'arachidio alla soia. Presenza o rischio di tromboembolia venosa, TEV, tromboembolia venosa, TEV in corso, con assunzione di anticoagulanti, o pregressa, ad esempio, trombosi venosa profonda TVP o embolia polmonare EP. Predisposizione ereditaria o acquisita nota alla tromboembolia venosa, come resistenza alla proteina C attivata, incluso fattore V di Leiden, carenza di antitrombina IgE, carenza di proteina C, carenza di proteina S, intervento chirurgico maggiore con immobilizzazione prolungata, vedere paragrafo 4.4. Rischio elevato di tromboembolia venosa dovuto alla presenza di più fattori di rischio, vedere paragrafo 4.4. Presenza o rischio di tromboembolia arteriosa, TEA, tromboembolia arteriosa in corso o pregressa, ad esempio infarto miocardico, o condizioni prodromiche, ad esempio angina pectoris. Malattia cerebrovascolare, ictus in corso o pregresso, o condizioni prodromiche, ad esempio attacco ischemico transitorio, transient ischemic attack, TIA. Predisposizione ereditaria o acquisita nota alla tromboembolia arteriosa, come iperomocisteinemia e anticorpi antifosfolipidi, anticorpi anticardiolipina, lupus anticoagulante. Precedenti di emicrania con sintomi neurologici focali. Rischio elevato di tromboembolia arteriosa dovuto alla presenza di più fattori di rischio, vedere paragrafo 4.4, o la presenza di un fattore di rischio grave come diabete mellito con sintomi vascolari, ipertensione grave, dislipoproteinemia grave. Grave patologia epatica in atto o pregressa fino a che i valori degli esami di funzionalità epatica non siano rientrati nella norma. Grave insufficienza renale o insufficienza renale acuta. Tumori epatici, benigni o maligni, in atto o pregressi. Neoplasie accertate o sospette sostenute da steroidi sessuali, esempio, degli organi genitali o del seno. Perdite ematiche vaginali prive di diagnosi. L'uso concomitante di Dailette e medicinali contenenti i principi attivi ombitasvir/paritaprevir/ritonavir e dasabuvir controindicato, vedere paragrafo 4.4 e paragrafo 4.5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Avvertenze: nel caso fosse presente una delle condizioni o uno dei fattori di rischio menzionati sotto, l'idoneità di Dailette deve essere discussa con la donna. In caso di peggioramento o, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Nota: devono essere consultate le informazioni di prescrizione dei medicinali concomitanti per identificare le potenziali interazioni. Interazioni farmacocinetiche. L'uso concomitante di medicinali contenenti ombitasvir/paritaprevir/ritonavir/dasabuvir, con o senza ribavirina, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Dai Lette insieme ad altri farmaci come Eurosaprepitant Accorda Euro, Eurosaprepitant Teva Euro, Eurosaptivusa Euro, Eurosatantoa Euro, Eurosatazanavir Accorda Euro, Eurosatazanavir Krka Euro, Eurosatazanavir Milana Euro, Eurosatazanavir Sandoza Euro, Eurosaurantin, soluzione, uso interno, A Euro, Euroscarbamazepina Ega Euro, Eurosdintoina Euro, Eurosdintoina Euro, Eurosefavirenz Entricitabina e Tenofovir Disoproxil Aurobindoa Euro, Eurosefavirenz più Entricitabina più Tenofovir Disoproxil Milana Euro, Eurosefavirenz Entricitabina Tenofovir Disoproxil Krka Euro, Eurosefavirenz Entricitabina Tenofovir Disoproxil Teva Euro, Eurosefavirenz barra Entricitabina barra Tenofovir Disoproxil Zentiva Euro, Eurosefavirenz Milana Euro, Eurosefavirenz Teva Euro, Eurosimenda Euro, Eurosevotazza Euro, Eurosfenitoina Icma Euro, Eurosgami Beta Complexa Euro, Eurosgardinalea Euro, Eurosivemenda Euro, Eurosluminale, Compressa Euro, Eurosmavireta Euro, Eurosmicobutina Euro, Eurosmisolinea Euro, Eurosnervaxona Euro, Eurosnevirapina Milana Euro, Eurosnevirapina Teva Italia Euro, Eurosoxcarbazepina Technigen, Compresse Rivestite a Euro, Eurosreietaz, Capsula Euro, Eurosrifadina Euro, Eurosrifatera Euro, Eurosrifina Euro, Eurosrifocina Euro, Eurosustiva Euro, Eurostargretina Euro, Eurostegretula Euro, Eurostelsir, Compressa Rivestita Euro, Eurostelsir, Sospensione a Euro, Eurostolipa Euro, Eurosviramunea Euro, Eurosvosivia Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Dai Lette durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Dai Lette durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Dai Lette non ha indicato in gravidanza. Se si verifica una gravidanza durante l'uso di Dai Lette, il preparato deve essere sospeso immediatamente. Ampi studi epidemiologici non hanno evidenziato alcun aumento, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sugli effetti sulla capacità di guidare veicoli ed usare macchinari. Non sono stati osservati effetti sulla capacità di guidare veicoli ed usare macchinari nelle donne che fanno uso di Coke. Effetti indesiderati. Per gli effetti indesiderati gravi nelle utilizzatrici dei contraccettivi orali combinati, vedere paragrafo 4.4. Le seguenti reazioni avverse al farmaco sono state segnalate durante l'uso di drospirenone barra etinile estradiolo. La tabella sottostante, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non vi è stata ancora alcuna esperienza con sovradosaggi di Dai Lette. In base all'esperienza in generale con contraccettivi orali di associazione, i sintomi che potrebbero manifestarsi in caso di assunzione di un sovradosaggio delle compresse attive sono nausea, vomito e sanguinamento da sospensione. Il sanguinamento da sospensione può verificarsi anche in ragazze prima del menarca, se hanno assunto accidentalmente il medicinale. Non vi sono antidoti ed il trattamento successivo deve essere sintomatico. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Ormoni sessuali e modulatori del sistema genitale progestinici ed estrogeni, associazioni fisse, codice ATC, G03A12, indice di Pearl per il fallimento del metodo, 0,41, limite superiore dell'intervallo di, proprietà farmacocinetiche, drospirenone, assorbimento, somministrato per via orale, il drospirenone viene rapidamente e quasi completamente assorbito. Le concentrazioni massime di principio attivo nel siero intorno ai 38 ng/ml vengono raggiunte circa 1-2 dati preclinici di sicurezza. In animali da laboratorio, gli effetti di drospirenone ed etinile estradiolo sono stati limitati a quelli associati alla sua azione farmacologica riconosciuta. In particolare, gli studi sulla tossicità riproduttiva hanno evidenziato elenco degli eccipienti, nucleo della compressa, attivo. Lattosio monoidrato, amido di mais, pregelatinizzato, macrogolco polimero innesto di poli, vinilalcol, magnesio stearato, rivestimento con film, attivo. Poli, vinilalcol, titanio diossido, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Dai Lette a base di drospirenone più etinile estradiolo sono Drospil, etinile estradiolo più drospirenone DOC generici, Lerna, Lutiz, Miciclamen, Mivi, Rubidelle, Iaz. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco.
Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.